Ciao Alessandro, Ciao. buongiorno. Ciao. Eccoci qui alla prima, questo primo incontro che abbiamo deciso di fare insieme. E io partirei proprio con una riflessione che facevo proprio in prima battuta, no? La prima cosa che mi chiedevo, che è molto palese, secondo me, molto evidente, no? Quando arrivano le coppie appunto in crisi, no? Chiedere una consulenza, c'è sempre questo tema delle aspettative, no? Le aspettative, quelle che sono le aspettative Sulla sull'altro, no? Del partner sull'altro, sia donna sia uomo, però diciamo che in linea di massima le aspettative ci sono in entrambi i partner, però devo dire che nelle donne ci sono aspettative forse un pochino maggiori. Ma al di là di questo, no? Al di là della differenza di genere, io notavo che, cioè vorrei fare una piccola premessa anche di tipo sociale, no? Di tipo sociologico, e mi sono accorta che maggiore il vuoto sociale, maggiori sono le aspettative dell'altro. Cioè, quando noi adesso viviamo, no, in un'epoca, io dico, di vuoto sociale, no, perché sono venute meno un po' tutte le principali agenzie istituzionali, no, la politica, le amicizie. Vabbè, la scuola, eccetera. Quindi le persone tendenzialmente vivono uno stato un po' di solitudine, no? Un po' di essere così un po' soli, no? Nel mondo. Non ci Ecco, sono più per delle ideologie che in qualche modo puntellano, delle idee rigide o delle ideologie. esatto. Non ci sono proprio, non c'è un contesto di riferimento importante, no? Ragion per cui se io non ho l'altra persona ho tante altre cose, ho amicizie, parenti, genitori, famiglia alle spalle, no? Queste sono tutte cose che sono un po' saltate. Per cui l'altro diventa la principale fonte di gratificazione. Ci si aspetta tutto, no? Cioè io le chiamo proprio le aspettative totalizzanti. Sì, è iperinvestito anche proprio di questa necessità di. Sì, è vero, è una cosa che francamente osservo io parallelamente al fatto che in qualche modo si abbia anche la pretesa che in certe, come dire, condizioni, che può essere quella coniugale, si mantengano contemporaneamente delle priorità o delle prerogative che non sono quelle della coniugalità o della coppia, come dire, un po' la botte piena alla moglie ubriaca, per cui voglio la libertà che avevo prima, sì, ma quella libertà ce l'avevi quando eri single. Adesso non è che tu non la debba avere perché il matrimonio è una catena, però indubbiamente è un lavoro diplomatico la coppia, che sia more uxorio, che sia matrimoniale o no. Tanto più se ci sono i figli. Per cui sì, capisco quello che dici, e d'altronde viviamo anche in una società che pubblicizza il puoi avere tutto. E per cui c'è, secondo me, c'è questa anche idea, e si viene un po' sobillati, no? Da questa idea che tu debba meritare tutto, debba avere tutto narcisisticamente, e quindi tutto vuoi, tutto pretendi. Dalla società, ma anche dalla persona che hai vicino, che naturalmente deve essere, parlo da uomo, quindi deve essere esplosiva a letto, bravissima per dire in cucina, bravissima nel lavoro, bravissima nella cura della casa, eccetera, eccetera, cosa che in genere una persona non è, perché sì, magari è estremamente brava in alcuni ambiti e manchevole in altri, come lo siamo tutti, e per cui poi, insomma, No, però hai fatto bene a tirare fuori questo tema come primo, perché è francamente un tema che emerge anche nella coppia non particolarmente problematica, ecco, cioè non è che c'è Certo, bisogno di anche citare nelle. psicopatologie di coppia, ecco. No, diciamo anche, appunto, come dicevamo, coppie magari che vivono un momento, una criticità importante, no? Dove magari in quel momento lì, siccome poi la coppia ha un suo ciclo vitale, no? Ha delle fasi, ogni fase ha dei bisogni diversi, ha delle aspettative anche diverse. Spesso, ecco, io osservo che soprattutto non c'è questa idea della coppia come essere in divenire, no? Come essere vivente.
E poi a volte mi trovo proprio a notare delle aspettative irrealistiche, cioè che proprio non hanno la minima possibilità di Sì, sono essere in qualche di senso essere poi in... realizzati. Sì, chiaro, chiaro. Ecco, Sabrina, ma alla luce di questo, tu che consiglio ti sentiresti, che dritta ti sentiresti di dare? Naturalmente, non si può risolvere la vita con un video, però che suggerimento possiamo lasciare prima di chiudere? Ma io direi innanzitutto vedere se sono aspettative realistiche o realistiche, cioè che si possono in qualche modo Certo. concretizzare. E poi, secondo me, bisogna un po' fare attenzione a non chiedere all'altro quello che non si può fare in qualche modo da soli. Cioè non pretendere, non pretendere. Perché tra la pretesa e l'aspettativa c'è un po' di differenza, no? A Sì. volte sono un po' la stessa, cioè a volte si assomigliano anche per certi aspetti. Cioè l'aspettativa è qualcosa che io in qualche modo non riesco a raggiungere e quindi mi aspetto che l'altro lo faccia. No, esatto, secondo me è l'attitudine con cui si esprime questo bisogno, perché che in una coppia, come se fosse un team, ci si mette insieme anche, come dire, per compensare una debolezza, io non lo trovo così, negativo, cioè, c'è una persona Certo. che ti aiuta a... Però la pretesa arrogante, che questo aiuto, che questa compensazione non ti venga portata, è un atteggiamento, sgradevole e non molto costruttivo e neanche psicologicamente sano, ecco, detto fuori di metafora. Esattamente, esattamente. Proprio la pretesa arrogante che l'altro possa compensare qualcosa che in qualche modo noi non riusciamo a raggiungere. Poi, giustamente, la compensazione c'è, però è sempre una questione anche un po' di modalità, no? Con cui si cerca Assolutamente. Va bene. raggiungerla. Va bene, allora salutiamo i nostri spettatori e li aspettiamo alla prossima puntata, ok? Va bene, a presto. Ciao a tutti.